La nostra è un'associazione che da circa 2 anni lavora sul territorio con una serie di iniziative che vanno dalla promozione culturale, quindi organizzazione di conferenze con i richiami in città di architetti di fama internazionale, con delle ricerche specifiche sul territorio, con un lavoro di sensibilizzazione di tutti gli operatori culturali, soprattutto nel campo dell'architettura, ma anche delle arti figurative, della comunicazione, della grafica, affinché si possa creare un circuito attorno al quale poi questi operatori possono trovare dei momenti di unione, di sviluppo, di confronto. Il carattere della nostra associazione, cioè essere un laboratorio, quindi lavorare sulle questioni per poi in termini operativi dare delle risposte. Quindi queste sono un po' le questioni che noi affrontiamo attraverso una serie di incontri, attraverso il colloquio con i nostri soci. Angonese che cosa può dare a Mantova? Allora, Angonese, assieme agli altri architetti che abbiamo invitato, costituiscono una generazione di architetti, cinquantenni, che a nostro parere rappresenteranno il futuro dell'architettura internazionale e si pongono attraverso le loro esperienze, le loro poetiche, il loro operare in diverse città europee, anche internazionali, si pongono il problema della qualità dell'architettura nel suo confrontarsi con la città e con i fatti urbani, con la qualità e con la storia. E loro ci daranno delle risposte, ma anche degli indirizzi attraverso le loro esposizioni, dei temi sui quali poi confrontare l'esperienza quotidiana del fare a Mantova. Progetto interessante dal punto di vista culturale, un progetto che coinvolge la qualità dell'architettura in questa città, nel nostro territorio, è un modo per essere, come dire, sale sia nei confronti di chi progetta, ma anche per far crescere la consapevolezza nei nostri cittadini di qualsiasi categoria sociale che l'architettura contemporanea può essere, diciamo così, non solo un qualche cosa bello da vedere e da vivere, ma può essere anche un motivo per attrarre verso la nostra città interessi nuovi. Beh, Da architetto a un punto di vista privilegiato. sì, anche se la mia formazione mi porta, come dire, a essere più consapevole, soprattutto per le tematiche che riguardano il restauro. Penso che occorra rilevare che questa nostra città sul fronte dell'architettura contemporanea è rimasta un po' indietro rispetto a quello che è presente anche in altre città piccole di dimensioni ridotte come la nostra.